Atletico Rafa, potevate pareggiare contro il Marocco, che sarebbe stata già una bella impresa, però una sconfitta. Tra l'altro è debuttato il nuovo acquisto, Meli. Diciamo debutto positivo, da sì, quel che ho sentito poco fa dalle parole del capitano. Ha giocato molto bene, difesa. Diciamo che la squadra pian piano sta incominciando. Sì, perdere 2-1 con i primi è un buon risultato. Poi abbiamo preso 3 pali. Abbiamo preso 3 pali. 3 pali. È un'ammonizione. È meglio che non parlo. Che potrei fare danno, per mi espellono anche se parlo. Però adesso perdete comunque un bel pezzo al 90 in attacco. Non è servita la romanzina dell'altra volta. No, è vero. Chi era l'arbitro? Nome? Non me lo ricordo. Vabbè, dai, comunque. Alla fine siete comunque soddisfatti di questa. Secondo me l'arbitro è stato pagato dai Dozzi. No. Addirittura. Che Dozzi è che c'entro? Perché giocano di nuovo la cosa? Ah, vabbè, ma non lo conosco. Comunque, ragazzi. Vabbè, in generale. Sicuramente doveste giocare così con delle squadre, magari. Siamo migliorati molto in difesa. Però in attacco oggi non abbiamo creato tanto. Facciamo dire qualcosa a parte adesso. I 3 pali comunque, che è stato di qualcosa. Sì, facciamo dire qualcosa al nuovo acquisto. Dai, non acquisto. Non se la sente. Vabbè, come hai trovato almeno la squadra? Ti è piaciuta? Ti sta integrando? Ma non è contento di questo debutto, gli facciamo schifo. No, sto scherzando. E ce l'ha con noi. Io oggi mi sono fatto schifo. La munizione non è fatto schifo. Non per la munizione, per come ho giocato, non per la munizione. La munizione mi ha sbattuto una gamba. Allora, noi di solito diciamo sempre qualcosa prima della prossima partita, stavolta non diciamo niente. Vabbè, sapete che giocate con i Dodgers. Sì. Niente. Vediamo se funziona così. Ma che funziona? Scaramanzie queste, superstizioni. Vabbè, magari se vincete senza Ambrosio. Vabbè, incazzato. Allora è lui che fa. Si scherza, dai, si scherza. Comunque, allora, in bocca al lupo per venerdì prossimo e ci vediamo. Alla prossima. Okay. Alla prossima. Ciao, grazie, ciao. Marocco 0-0, continua il vostro cammino a serie di vittorie, però. C'è un però! Non so. E Gunners e Revolver vi hanno raggiunto. Ora siete primi a pari punti con loro. Noi non dobbiamo, ce la dobbiamo fregare l'altra squadra, noi dobbiamo fare il nostro percorso, dobbiamo vincere ogni partita. Noi dobbiamo fare ogni partita come partita se fosse partita. L'ultima. E piano piano. Oggi diciamo è stata la stessa partita più o meno della scorsa volta. Un poco forse meglio, perché comunque. C'è Pietro Picone, nuovo acquisto. Ah, presentiamolo, che ruolo gioca? È un difensore, un ultimo uomo, gioca molto bene. Oggi c'era pure il presidente. Mi fai le corna? Questo stronzo mi ha fatto le corna. C'era il presidente della società. C'era pure il presidente. Ma i tifosi della Spezia Gemme sono tornati? Certo, sono stati perdonati. Sempre il portopalo fangoso. Non so di chi stai parlando. Comunque, voi ricambierete tifando per certo, loro. Ora noi ce la guardiamo la partita. Perfetto. La vediamo. Comunque, tornando alla partita di oggi. Diciamo che non eravamo troppo frettolosi, nel senso che abbiamo sbagliato tante cavolate, tipo i falli laterali, abbiamo sbagliato qualche 10. Ci siamo mangiati un po' di gol, però penso che se continuiamo così, ora che abbiamo pure un uomo in più, ci organizziamo meglio e giocheremo sicuramente meglio. Fascione ha visto l'intervista di Alberto Griffo che gli ha dedicato un messaggio? No, non l'hai visto. Vabbè, non dico niente. Allora, no, va bene. Allora, comunque questi Gunners e Revolvers non vi fanno paura. Abbastanza, però noi appena li incontreremo, possiamo parlare solo dopo che li incontreremo, appena finita la partita contro di loro. Venerdì prossimo Ganzi, che oggi hanno perso pesantemente contro gli Empire FC. Quanto hanno perso? Credo un 9-3, una qua. Comunque domani faccio 18 anni, oggi ho Allora auguri capitano! Va bene. Forza Marocco! Ci vediamo alla prossima, ragazzi, complimenti! Ciao!